Il gran caldo che attanaglia l'Italia centro-settentrionale da circa una settimana sposterà il suo asse verso il sud nei prossimi giorni, ma senza raggiungere valori eccezionali, in quanto le isoterme delle temperature in quota non sono tali da far gridare all'allarmismo. Si rivedranno inoltre i temporali a partire da mercoledì su alcune zone. Sulla nostra regione continuerà ad esserci bel tempo con tanto sole per gran parte della giornata, intervallato solo occasionalmente da qualche annuvolamento irregolare durante le ore più calde. Qualche addensamento più intenso si verificherà lungo i rilievi appenninici, ma non sarà ancora in grado di provocare precipitazioni. I venti saranno deboli settentrionali nell'entroterra e a regime di brezza lungo i litorali con i mari. Sia lo Ionio che il Tirreno che risulteranno generalmente calmi. Le temperature saranno in lieve ulteriore aumento, sia nei valori minimi, con soli 16 gradi a Potenza e 19 a Matera, che in quelli massimi, con punte di 32 gradi a Potenza e 36 a Matera. Tendenza per domani. L'aria di alta pressione accuserà un lieve calo nelle alte quote dell'atmosfera. Questo consentirà l'arrivo di aria leggermente più fresca a quote prossime ai 5.000 metri, con conseguente formazione dei primi cumuli nembi, che saranno capaci di dispensare qualche rovescio o temporale sparso nelle zone interne, specie in quelle più a sud.